Benvenuti cari amici di Diritto al Punto in questo focus un po' particolare. Oggi ci concentriamo su quelli che sono il dolo, la colpa e la preterintenzione. Stiamo quindi parlando degli elementi soggettivi rispetto ovviamente agli illeciti penali. Come ben sapete, la responsabilità penale è personale. Per punire qualcuno è necessario che vi sia un elemento psicologico che lega l'autore al compimento dell'evento e quindi poi del danno. Perché? Perché è necessario proprio ai fini sia della punibilità di questo soggetto, infatti se manca quello che è l'elemento soggettivo, manca una parte fondamentale per punire questo soggetto e quindi il fatto non costituisce reato nel caso in cui appunto sia richiesto un determinato tipo di elemento soggettivo per punire quel determinato soggetto. E quindi dobbiamo parlare di colpevolezza. La colpevolezza è uno dei tre, diciamo, aderendo a quella che è la teoria tripartita del reato, è uno dei tre elementi di cui si compone un reato: antigiuridicità, colpevolezza e poi il fatto, ovviamente, tipico. Non ci soffermiamo sugli altri due, su fatto e antigiuridicità del fatto, ma solo appunto sulla colpevolezza. Cos'è la colpevolezza? Per tanto tempo, tradizionalmente, è stata confusa con quella che è la responsabilità penale in generale, colpevolezza uguale responsabilità. Ma diciamo che i lettori più attenti, gli studiosi più attenti di diritto, invece l'hanno assimilata a un concetto molto più ampio, come insieme di tutti quelli che sono gli elementi soggettivi del reato, quindi dolo, colpa, riprovevolezza, rimproverabilità, nonché anche ovviamente la presenza di suitas e imputabilità. Ma non ci soffermiamo su questi argomenti che sono particolarmente complessi. Stavamo parlando di dolo. Il dolo è la forma più grave, l'elemento soggettivo più grave, perché implica un'adesione cosciente e volontaria al fatto di reato. Quindi è punita più severamente perché il legislatore cosa pensa? Pensa che il soggetto stia aderendo a quello che è un atto contrario a quelle che sono le nostre norme dell'ordinamento giuridico, volendo appunto porre in essere un atto delinquente, un atto criminale. Il dolo quindi è la regola, tra l'altro, nel nostro ordinamento, cioè la colpa e la preterintenzione esistono soltanto laddove il legislatore prevede delle fattispecie di reato che possano essere compiute con colpa e preterintenzione. Se l'articolo, non ci sono altri articoli che ci dicono che quella è una condotta punibile a titolo di colpa, a titolo di preterintenzione, allora se non c'è il dolo, non possiamo punire quel determinato soggetto. Abbiamo detto quindi che questo è l'elemento più grave in assoluto di quello che è gli elementi soggettivi appunto afferenti al reato e dobbiamo distinguerlo però tra dolo diretto, dolo intenzionale, dolo eventuale e questo ora lo faremo. Ma ci soffermiamo prima tra i rapporti per esempio fra dolo ed errore. Cioè, cosa succede se io sono convinto di averti ucciso, ma in realtà io non ho effettivamente compiuto questa condotta, non sono riuscito a ucciderti, tu sei ancora vivo e io ti seppellisco. E tu muori dopo perché ti ho seppellito. Come puniamo questo reato? Perché abbiamo detto che il coefficiente psicologico è necessario. Alcuni dicevano semplicemente dolo, perché lui lo vuole uccidere e alla fine riesce a ucciderlo. Però i più attenti studiosi di diritto ci dicono invece un'altra cosa. C'è dolo all'inizio, perché sicuramente lo volevi uccidere, quindi però non ce l'hai fatta e quindi fondamentalmente possiamo punirti a titolo di tentativo di omicidio. E la seconda condotta invece, che è quella che davvero ti uccide, cioè seppellendoti, dobbiamo però punirla. E quindi possiamo punire il soggetto a titolo di tentato omicidio più omicidio colposo, per la seconda condotta che ha posto in essere. Quindi questo errore nel mezzo rileva, ma sono, diciamo, sfaccettature. Omicidio doloso tentato più omicidio colposo per la seconda condotta. Come sapete, appunto, dicevo, ci sono varie strutture descrittive di dolo. Abbiamo il dolo iniziale, concomitante e susseguente, che indica la temporaneità in cui sussiste questo dolo. Abbiamo il dolo generico e il dolo specifico, laddove il dolo generico è un
un atteggiamento volontaristico di approccio al dolo in cui appunto generalmente voglio commettere quella fattispecie senza un fine specifico. Dolo specifico, il contrario, c'è una specificità. Pensate per esempio al sequestro con scopo di estorsione, quello è un dolo specifico, lo scopo di estorsione. La particolarità è che anche se poi l'estorsione non si realizza, tu verrai comunque punito come un soggetto che compie quella fattispecie con il dolo specifico, quindi per quel reato. Oppure l'associazione per fine terroristico, fate considerate questo. Stavamo parlando anche dell'intensità del dolo. Abbiamo parlato di un dolo di impeto, un dolo di proposito e la premeditazione. Dolo di impeto è un dolo che si risolve immediatamente, cioè di impeto appunto, cioè immediatamente il soggetto decide con coscienza e volontà di commettere un illecito e istantaneamente lo compie. Il dolo di proposito invece c'è una piccola distanza temporale tra quando decido di commettere l'omicidio e lo compio, quindi vediamo una condotta più consolidata, cioè io decido di andare a uccidere un ragazzo e tra 10 minuti lo uccido. È più potente rispetto all'impeto, no? L'impeto è immediato, di proposito c'è un lasso temporale più ampio. E poi abbiamo la premeditazione che a questo punto vi rendete conto essere più grave, perché la premeditazione invece presuppone che il soggetto abbia un'adesione a questo fatto illecito ancora più intensa, perché il soggetto ha deciso, organizzato, premeditato l'uccisione, per esempio, del soggetto. Sono categorie descrittive, ma ci servono per vedere appunto una perdurante, per esempio, consolidata voluntas criminis da parte del soggetto agente. Ci servirà nel processo anche ai fini di gradazione della responsabilità. Dopodiché avevamo detto che c'è un dolo intenzionale, un dolo diretto e un dolo eventuale. Questa tripartizione vuol dire che il dolo intenzionale c'è la volontà di perseguire quello che è l'evento e il fine dell'azione o missione. Dolo invece diretto è il fatto che io voglio proprio anche la conseguenza che me la sto preordinando in testa, la immagino e la voglio, la conseguenza che deriva da quello che è l'omicidio, per esempio, del soggetto. E poi abbiamo questa forma molto particolare del dolo eventuale. Che cos'è il dolo eventuale? Il dolo eventuale, diciamo che nel nostro sistema assurge un rango di confine con quella che è la colpa. Perché? Noi sappiamo che la colpa, abbiamo detto poche cose, dopo ne diremo qualcun'altra, la colpa è un atteggiamento che non è ovviamente tanto intenso quanto il dolo, perché non c'è la voluntas di commettere quel determinato illecito, ma c'è una negligenza, imperizia, imprudenza che poi mi porta, vedremo come, a compiere l'illecito. Il dolo, abbiamo detto invece, che c'è una coscienza e volontà diretta alla volontà di commettere quell'illecito. E quindi che cos'è questo dolo eventuale? Abbiamo detto che tra dolo eventuale, appunto, l'altra faccia è la colpa cosciente. Sono molto vicine, ma voi vi rendete conto che è molto importante distinguerle, perché se noi diciamo che il soggetto ha agito con dolo eventuale, rientrerà nella punibilità di quelle che sono le fattispecie di dolo. E quindi una cornice edittale molto più ampia. Dall'altra parte, la colpa invece, anche se colpa cosciente, che invece magari è la forma più intensa che si sposta verso il dolo della colpa, se c'è quella però rientriamo nella cornice edittale dei reati colposi, quindi è molto importante distinguerle. E allora è necessario distinguere come si distinguono in processo questo dolo eventuale e colpa cosciente. Le teorie sono state ovviamente moltissime. Per le teorie iniziali era una questione di probabilità. Se l'evento era concretamente possibile, allora si andava verso il dolo eventuale. Se l'evento, nonostante la volontà del soggetto, era concretamente non possibile, allora si andava verso la colpa cosciente. Così come appunto alcune teorie sulla dominabilità dell'azione. Se un'azione che io compio era da me dominabile, allora andiamo verso il dolo. Se invece alla fine dei salmi oggettivamente non era da me dominabile, allora andiamo verso la colpa. Però voi vi rendete conto che queste sono teorie troppo oggettive. Noi stiamo parlando di elementi soggettivi e di conseguenza non si attagliano delle teorie oggettive
a un ragionamento che invece verte su atteggiamenti soggettivi quali dolo e colpa. Quindi queste teorie le scartiamo immediatamente. E allora cominciarono a avvicendarsi altre teorie, quali per esempio alcune teorie miste che parlavano del dolo eventuale. La differenza tra dolo eventuale e tra colpa cosciente risiede nel fatto che vi è un'accettazione del rischio o meno da parte della gente. Io compio una determinata attività e accetto il rischio che da quell'attività derivi quel determinato illecito penale. Siamo nel dolo eventuale. Perché? Perché c'è un'accettazione del rischio, non è grave quanto invece io che invece mi preconfiguro e so perfettamente che cosa sto andando a fare, ma semplicemente accetto il rischio che accada. Dall'altra parte invece c'è la colpa cosciente, non accetto il rischio che accada, oppure non lo avevo neanche immaginato. E quindi fondamentalmente, anche se confido per esempio nelle mie abilità, cioè sono convinto che io sono abbastanza bravo, sono abbastanza tecnico per evitare quel determinato illecito, anche se poi si verifica, quindi non c'è questa accettazione del rischio. Così come appunto altre teorie, non ve le sto a dire sulla controllabilità oggettiva della cosa, perché come dicevamo prima non c'entra nulla con l'elemento soggettivo. Le teorie che però hanno preso piede ad oggi, dopo il famoso caso ThyssenKrupp, dopo le ultime sentenze del caso Vannini, vediamo che in un processo voi vi rendete conto che è molto difficile provare che un soggetto, cioè capire qual era l'elemento psicologico che ha portato il soggetto all'illecito e quindi di conseguenza punirlo. E allora come si fa? Si fa utilizzando innanzitutto la più recente giurisprudenza, la prima formula di Frank e quindi un bilanciamento di interessi. Quindi si va a esaminare la psiche del soggetto e si vede se avesse conosciuto le conseguenze della propria condotta, ci si chiede avrebbe comunque agito. Se la risposta è affermativa, dolo eventuale. Se la risposta è negativa, colpa cosciente. Questo criterio però non bastò a realizzare quello che è un discrimen fra dolo eventuale e colpa cosciente nel processo. E allora la giurisprudenza cominciò a vagliare dei veri e propri indici per riuscire a capire quando si tratta di dolo eventuale, quando si tratta di colpa cosciente. Quali furono questi indici? Ce li diciamo molto velocemente, però applicando questi indici noi riusciamo sempre più o meno a capire, visto che anche la giurisprudenza stessa non è molto convinta, e perché la materia è senz'altro difficile, riusciremo a capire il confine. Quindi, cosa si prende? Si prende innanzitutto, si fa una verifica sull'intelletto di questo soggetto, il grado di studi di questo soggetto e quindi quanto questo soggetto poteva effettivamente capire che cosa stava facendo e quali sarebbero state le conseguenze della condotta. Tanto più il soggetto quindi è un soggetto istruito, intelligente, eccetera, tanto più saremo verso il dolo eventuale, tanto meno verso la colpa cosciente. Poi si prende la condotta standard che quel soggetto avrebbe dovuto tenere e ci si chiede quanto è lontana la condotta del, nel caso concreto, del nostro soggetto rispetto alla condotta standard che egli doveva tenere. Se la risposta è molto lontana, dolo eventuale. Se la risposta è in realtà non è poi così lontana, allora siamo in mezzo alla colpa cosciente. Sempre rientrando in questi criteri anche la prima formula di Frank, il criterio del bilanciamento, eccetera. In più, appunto, si fa quindi questo vaglio sull'intelletto del soggetto, guardando anche il grado culturale, eccetera. Poi si vede la durata della condotta. Cioè, l'evento è stato abbastanza istantaneo, veloce, repentino? Allora forse siamo davanti a una colpa cosciente. L'evento è perdurato per anni? E quindi l'ho commesso più e più volte? Allora forse siamo davanti a un dolo eventuale. Poi vabbè, la probabilità di verificazione dell'evento, l'accettazione o meno del rischio. La giurisprudenza fa un bel pacchetto di tutti questi criteri per riuscire a dirimere le due, la distanza, il confine, e capire appunto innanzi a quale elemento soggettivo si sia davanti. Questo è successo molte volte, immaginate nei casi per esempio di reati per i quali i soggetti affetti da HIV
compivano dei rapporti sessuali senza protezioni. E lì è stato necessario capire se questi soggetti l'avessero fatto con dolo eventuale o colpa cosciente. Applicando le coordinate che vi ho appena dato, la giurisprudenza è riuscita in qualche modo a decidere quale fosse il range di punibilità, anzi di elemento soggettivo, per punire questi determinati soggetti. Stessa cosa, per esempio, nel caso ThyssenKrupp. Andiamo avanti con la colpa. Abbiamo detto che anche qui si sta parlando di un elemento soggettivo, e un elemento soggettivo che ovviamente dovete immaginare in una scala inferiore rispetto al dolo, perché non c'è un'adesione volontaristica all'evento di reato, al fatto di reato. Infatti ci si dice che il fatto in questo caso è stato prodotto da una mia negligenza, imperizia o imprudenza. Questo non basta però a definire la colpa, diciamoci qualcosina di più. Ci deve essere la presenza di una regola cautelare, ovvero una regola che mi dice questa cosa va fatta in questo modo o non va fatta in questo modo. La violazione della regola, la non volontà di commissione però del fatto illecito. È necessario che voi non vogliate concretamente compiere il fatto illecito, e la presenza appunto di un comportamento, questo è importante perché si valuta la colpa nel concreto, la presenza di un comportamento che se compiuto avrebbe fatto sì che il danno sarebbe stato nettamente inferiore o addirittura assente. Quindi questi criteri vengono utilizzati per vedere se effettivamente c'è colpa oppure no. Quindi abbiamo già detto che colpa e premeditazione però devono essere espressamente indicati dal legislatore, non basta che ci sia un reato e voi dite ah, quindi facciamo la fattispecie colposa, no? La fattispecie colposa o è prevista dal legislatore, oppure vuol dire che il legislatore per quelle particolari situazioni non l'ha prevista. Per quanto riguarda invece appunto come si fa a capire se c'è stata, qual è il contrario di negligenza? Diligenza. E come facciamo a capire che cos'è la diligenza? Prendiamo il codice civile, perché agli articoli 1176 per esempio ci parla della diligenza del bonus pater familias, ovvero quel comportamento di correttezza che un soggetto deve tenere per il compimento delle proprie azioni di vita. Qui la mettiamo proprio in modo generale generico. Quindi la diligenza si basa anche dal diritto penale, si basa su quello che è il bonus pater familias. Eccezione fatta per alcune situazioni. Ci sono delle situazioni anche nel diritto penale in cui se un soggetto è un soggetto professionista, è un soggetto che in quello che sta facendo è particolarmente preparato, allora qui diciamo che l'asticella si alza, perché qui siamo davanti al cosiddetto homo ius dem professionis et conditionis, no? Cioè un uomo che ha una deve tenere una diligenza superiore rispetto alla media. Pensate al medico che vi sta curando. Non è la stessa cosa se vi curo io, che sono un avvocato, e un medico. Se vi curo io avrò la diligenza e posso avere io del mettervi quattro garze e sperare che smettiate di sanguinare, mentre un medico ovviamente ha delle altre capacità, delle altre nozioni, un'altra preparazione, quindi il livello si alza per lui della colpa. E infatti però per difendere questo tipo di soggetti il nostro codice civile, l'articolo 2236 se non sbaglio, dice che nel caso di responsabilità professionale davanti a problemi di particolare complessità questi professionisti risponderanno sempre, eccezion fatto per colpa lieve, perché il legislatore dice ok, quello era un caso particolarmente complesso, non posso richiederti di essere il miglior medico. Io ti chiedo un livello standard da professionista, che non è il livello piccolo da bonus pater familias, un livello intermedio in cui sei un medio professionista, non ti posso richiedere di essere il migliore professionista. Asticella questa che cambia, ma non stiamo a parlarne, invece per esempio quando si tratta di interventi rutinari. Immaginate un medico che fa 500.000 estrazioni, no, quello è un dentista, 500.000 aggiustamenti di una falange, che magari non so nemmeno se è complesso o meno, ma magari è una cosa facilissima. In questo caso se ne hai fatte 500.000, sono interventi standard che tutti fanno e vanno sempre bene, nel caso in cui tu dalla falange, non si sa, non mi chiedete come, ma mi ammazzi, allora lì il grado si eleva ancora, non c'è questo, cioè
si ragiona come se tu fossi il miglior professionista lì, proprio perché l'intervento è particolarmente facile e quindi se lo sbagli sei più tu medico un cane che invece un uomo che non è abbastanza esperto. E allora qual è uno dei problemi della colpa? Ritorniamo a noi invece di dire queste cavolate. Vabbè, ovviamente il concetto di colpa e di medico è stato rivoluzionato dalla riforma legge Gelli Bianco del 2017, decreto Balduzzi. Io non sto qui a parlarne perché sulla responsabilità medica magari faremo un focus molto più incentrato su questo tipo di argomenti, e ci soffermiamo invece sul fatto che la colpa è molto difficile da provare. Abbiamo detto che già l'elemento soggettivo in generale è difficile da provare. Immaginatevi la colpa, perché la causalità della colpa, voi sapete che ci deve essere un nesso fra la condotta e l'evento. Provare che da quella negligenza, imperizia, imprudenza è derivato un evento che è un fatto illecito non è agevole, tutt'altro, perché bisogna capire. C'è una regola cautelare? Sì. È stata violata? Sì. È stata violata con dolo o con colpa? Con colpa. E come fai a dirlo? C'era un'altra possibilità? C'era una possibilità che il soggetto compisse quella determinata azione? Poteva fare qualcosa di alternativo? C'era un modo per evitare il danno nonostante la violazione della regola cautelare? Perché se la risposta è no, allora non potete essere puniti, perché nessuno nella vostra situazione avrebbe potuto fare altro. La colpa c'è se voi avreste avuto una minima dominabilità dell'evento, comunque se esiste almeno un'azione che avrebbe fatto scemare anche soltanto un pochino il danno, allora siete in colpa, altrimenti no. E in più non ci deve essere, appunto, come vi dicevo, adesione volontaristica all'evento. Quindi è molto 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 difficile, soprattutto, e non ne parliamo qui, nei reati omissivi, ovvero quelli che si realizzano tramite la presenza di una posizione di garanzia, cioè il fatto che io devo o impedire o fare qualcosa, altrimenti succede qualcos'altro, e io non lo faccio, compio un'omissione, cioè non compio quell'attività che dovevo fare per impedire l'evento, allora abbiamo un reato omissivo, e lì immaginatevi quanto è difficile provare la colpa in quello rispetto al dolo. Quindi, in questo caso facciamo un parallelismo veramente breve. Responsabilità penale è personale, ci vuole un elemento soggettivo. Allora esiste la responsabilità oggettiva nel diritto penale? No. Cioè, ci sono delle fattispecie molto controversie, ma tendenzialmente la responsabilità oggettiva nel diritto penale sarebbe un'aberrazione rispetto alla nostra carta costituzionale, che prevede appunto che la responsabilità è personale, che c'è una rieducazione della pena, che c'è una individualizzazione della pena. Prevedere una responsabilità oggettiva starebbe a significare che voi rispondete a prescindere dagli elementi soggettivi, rispondete soltanto per, non voglio parlare di responsabilità da posizione, ma per la presenza semplicemente di questo nesso di causalità. Non approfondisco perché è molto complesso. Ma perché vi sto dicendo questo? Per affrontare la preterintenzione. La preterintenzione è, diciamo, anche qui siamo in presenza di un elemento soggettivo e siamo in presenza di un elemento in cui l'azione o omissione deriva, dall'azione o omissione deriva un evento dannoso, questo è l'articolo 43 del codice penale, o pericoloso più grave di quello voluto dalla gente. Quindi io voglio un evento e ne scaturisce da questo un altro non voluto da me. Sappiate che di preterintenzione ci abbiamo soltanto due nel nostro codice penale, non esistono altre fattispecie previste dal legislatore di preterintenzione, che sono quello dell'aborto preterintenzionale e omicidio preterintenzionale. Come funziona? Io ti picchio e dalle lesioni deriva la morte. Quindi io voglio effettivamente crearti delle lesioni, non volevo ucciderti, ma si verrà puniti per omicidio preterintenzionale. Ci si è chiesti, che cos'è quindi? È un dolo? È una colpa? Qual è l'elemento soggettivo? A cosa possiamo accostarlo? Noi vediamo che le cornici edittali della preterintenzione sono intermedie fra dolo e colpa. Inizialmente si diceva la preterintenzione è dolo, alla fine, perché io comunque ho compiuto delle attività che mettevano in pericolo la tua incolumità fisica, quindi ho accettato, diciamo, il rischio di ucciderti, quindi, anzi, l'ho addirittura voluto, perché io so che dalle lesioni può derivare la morte di un uomo. Quindi
è un dolo continuo, non c'è preterintenzione, è dolo. Una seconda teoria invece diceva: no, non è dolo, non solo almeno, è dolo, dove io voglio le lesioni, più responsabilità oggettiva per la morte. Cioè il fatto che io ti abbia picchiato è collegato con un nesso con la morte, ergo, eccoci qui davanti a una responsabilità oggettiva. Anche se non lo volevi, è successo, c'è il nesso, colpa tua, responsabilità dolosa più responsabilità oggettiva. Come vi dicevo, per i penalisti più garantisti, più costituzionalisti, più attenti alla Costituzione, non costituzionalisti, è un'aberrazione questa della responsabilità oggettiva. Allora come risolviamo la questione della preterintenzione? Molti hanno detto è dolo più colpa, e questo sarebbe un orientamento abbastanza condivisibile, perché è dolo delle lesioni più la colpa del fatto che ti ho ucciso. E ci sta, perché abbiamo detto che comunque la cornice edittale per i reati preterintenzionali è una cornice che sta in mezzo alle cornici edittali del dolo e della colpa. Ma qual è il problema? Immaginatevi questo: il legislatore ci dice, questa è la critica che è stata mossa, il legislatore ci dice: non si picchiano le persone, perché sennò ci sono dei reati. Sto risalendo a quello che ci siamo appena detti sulla colpa. Abbiamo detto che deve esserci una presenza di una regola cautelare, io che la violo, non volontariamente, per negligenza, imperizia e imprudenza, e la presenza di un comportamento che, se tenuto, mi avrebbe fatto evitare l'evento o lo avrebbe fatto scemare grandemente di potenzialità dannosa. E quindi il paradosso però di dire che la preterintenzione è dolo più colpa qual è? È che è come se il legislatore ci dicesse: non si picchiano le persone, ma nel caso in cui le picchi devi stare attento a non ucciderle. Quindi è come dire: se versi in re illecita, se stai commettendo un reato, è bene che però osservi delle regole di comportamento per non sfociare per esempio all'omicidio. E quindi è come se il legislatore ci chiedesse di, anche mentre commettiamo un reato, di tenere una buona condotta. E questo è un pochino difficile, vi rendete conto? Non stride un pochino con i ragionamenti che abbiamo appena fatti, anche se però comunque per ora la preterintenzione è esattamente l'orientamento maggioritario prevede che sia dolo più colpa. Non vi direi altro sugli elementi soggettivi del reato in questo breve focus, che non è proprio brevissimo. Spero di essere stato chiaro. Per qualsiasi domanda scrivete qui sotto, iscrivetevi al canale e fatemi sapere che cosa ne pensate. Al prossimo focus.